Accidenti, siete stati grandiosi. Ti è piaciuto, lenzuolino? Sì, lo insegna Jack a me qualche trucchetto. Casper, il fantasmino amico, vuole spaventare le palle di pelle. Presta, datemi un pizzico! E cosa ti andrebbe, piccolo versi spettrale? Ruti fantasmatici? Picce fluttuanti? Veramente, a me piacerebbe la possessione. Non potevi capitare meglio, testa di lampadina. Noi siamo degli esperti. Infatti, deteniamo il record assoluto di permanenza in un pelle e ossa. Certo, questo lo so. Solo che... beh... ho appena letto sul Guinness dei primati che qualcuno ha battuto il vostro record. Cosa? Ragazzi, noi dobbiamo difendere il nostro titolo. Che ne dite del ballo di stasera? Buona idea! Coraggio, fratelli! Dobbiamo trovarci dei pelle e ossa da invadere! Sì. Ben detto! Eccoci qua. Diamoci una lisciatina al capello e prepariamoci a fare una strage di cuori. Oh, già lo so, queste riccone in vacanza si scioglieranno come cioccolatini al sole, dico bene? Altro che. Certo. Diamoci dentro. Ci puoi giurare. Un momento. Che fine ha fatto la mia abbronzatura da $20 a seduta? È inutile, mi capitano sempre ciccioli. Sì, ma è tutto buio qui dentro. Certo, sono entrato al contrario. Ci siamo tutti? Casper, comincia a prendere il tempo. Partito. Vi rendete conto? Questo posto è colmo, stracolmo di fustaccioni. Quindi io dico che va bene se per una sera noi non pensiamo a Desmond Spellman. Il nostro record, signori. Cerchiamo di darci da fare. Dico bene. Certo, ma pensiamo anche a divertirci. Che bambola! Come si permette, Barbe schifoso? Alla chitarra, John! Sei in ritardo. Mi avevano chiuso a chiave. Sai che vuol dire uscire da una finestra? Io no, ci passo in mezzo. Forse è meglio se scompare. Come va il nostro piano? Sta andando alla grandissima. Buona musica, buon cibo, buona compagnia! Che cavolo è questo profumo? Sono io profumo. Presto, devo togliermi questo buon odore.
Oh, mi dispiace, mi scusi. Era un goccio di moccio. A quel punto io dico al mio amico come sarebbe i pinguini non volano. Allora Nanook mi molla un tocco di grasso di balena e mi fa... Puh. Non buttarlo via, hai visto mai dovessero finire le scorte di Pappatoria? Sarebbe terribile. Vieni qui, bello, tu sei da solo. E noi siamo in tre. Quindi scegliene una e balliamo pazzamente. E dovrei andare a lavarmi i capelli. Aspetta, aspetta. A lavarti i capelli. Però guardiamo. Ho preso la giacca. Siamo sull'elenco. Ora passiamo alla fase 2. Pardon, chiedo scusa. Tutte le spalle. Così faccia meglio. Forse sarà questo corpo, ma quelle tre mi sembrano delle bambole da urlo. Mi ci butterei a corpo morto. Sono tuo, pupa. Mi concede l'onore di questo ballo? Sparisci, non lo vedi che si avvicinano dei veri maschi? Ciao, fata, bella verruca. Fammi male, pupa. Un po' magrolina, ma succosa. Oh, beh, quante galotte. Non avevo conosciuto nessuno con una così forte e senza fisica. Oh, vuoi proprio lasciarmi senza fiato? Che cosa ne dici di scatenarci? Ok. Guarda, Casper, stanno andando d'accordo. Abbiamo fatto centro. Tieni con me, Wendy. Wendy, vediamo questo gran fusto per cui mi ha scaricato. Cosa dici? Casper, che ti succede? Niente. Io mi chiedevo solo se... Beh... ti andrebbe di ballare? Sul serio? Certo! Qui fuori, sul terrazzo! No! Andiamo laggiù! Oh, ma sì! Aspetta un secondo, fammi cambiare! Accipicchia! Sei a dir poco fantasmagorica! Il mio nome è Boo, James Boo. Che eleganza, sono onorata. Balliamo? Beh, in fondo che ci vuole? Io non ballo molto bene, soprattutto se qualcuno mi vede. Un momento. Ah, così va meglio. Balli benissimo. Beh, diciamo che almeno non ti pesto i piedi. Meglio ballare da solo che con me, vero? Chi è? Nessuno di importante.
Eppure crede di essere chissà chi. Una ciambellina. Oh, non ti secca. Oh. Che affascinante il tuo aroma. Sai, l'ho fatta io questa pozione. Lozione. Un po' di radici ammuffite. Latte di pipistrello acido. E aglio rancido. Ah, intenditore. Ehi, 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 questi li prendo io. Io ci nuoto del whisky. Sapete che cosa disse il piccione rivolgendosi alla statua? Cosa? Scusa, statua, ma quella che hai addosso è la tua o la mia pupù? Andiamo! Ehi, non ce l'aspettavamo che i pelle ossa fossero così divertenti. Prego. State bene, ragazzi. Deve essere il gomito del tennista. È solo questa musica. Non riusciamo a scollarci di là, c'è il ritmo. Oh, bene, allora scateniamoci. Ehi, scusi. Che energie! Dai, muoviti! Ma sì, scateniamoci! Questo mucchio d'ossa non mi vuole, è un vero ossesso. Anche il mio. Oh, è passato troppo tempo, stanno perdendo il controllo. Oh no, Casper, siamo nei guai, il nostro piano è naufragato. Di peggio c'è solo il Titanic. Non ci divertivamo così da secoli. Che dico, decenni, mesi. Scusateci, signore. Sapete che vi dico, siamo fatti gli uni per le altre. Secondo me siamo entrate in zona matrimonio. Muoviamoci. Ecco, io credo, ragazzi, che ora che il ghiaccio è rotto non ci sia bisogno di rompere anche il locale. Yuhu, eccoci qua. Va tutto bene, ragazzi. Che schifo, era pieno di cerume. Andy e io possiamo spiegarti. Certo, Casper ha avuto un'idea fantastica. Vorresti dire che hai fatto amicizia con quel batuffolo dovatta stropicciato? Attento, nipote, sta lontano da lei, ti può attaccare le verruche. Ma siamo amici. No, e poi no. Io non voglio che fai comunella con questa porzione di stracchino avariato, anzi mezza porzione. Sentila come se avesse parlato la fata turchina. Va a rimetterti il lenzuolo. E tu a girare il pentolone. Non prendiamo ordini da una mozzarella ambulante. Questo è troppo, ora veniamo lì e vi facciamo schiattare dalla paura. Nel sacro nome dell'immenso stregone Nogamo, io voglio e comando che questi spiriti siano trasformati in zerbini. No, aspetta un attimo. Uno. Non puoi farlo. Due. Ciao. Ti li amo. E tre. Tu come la vedi? Gabby, è stato un blef.